L'addio di Marc Márquez da Honda è arrivato ufficialmente oggi, 4 ottobre verso le 14, ma tutto è cominciato verso la primavera. Marc a inizio anno si aspettava di poter essere da titolo, ma già la caduta a Portimão e 3 GP saltati hanno portato a una situazione di difficoltà. Ha capito che non poteva competere in questo 2023 per il titolo mondiale. Uno che aveva capito tutto forse in anticipo è Wayne Rainey, che a metà aprile aveva detto: pensiero di cambiare moto sicuramente gli passa per la testa, anche vedendo il fratello Alex. Marc per riprendersi ha bisogno di una moto competitiva e Honda non lo è. Poi un mesetto di silenzio fino a fine maggio, quando Jorge Lorenzo, intervistato da MotoGP.com, dice una frase che farà discutere e di cui si parlerà a lungo. Nel 2024 Marc Márquez accetterà un'offerta da Honda che non lo soddisferà. Quindi si parla ancora di 2025 e non di rompere il contratto anticipatamente. Pochi giorni dopo arriva la replica di Domenicali. Marc Márquez non è la cosa giusta per noi. Al Mugello l'8 giugno le prime parole di Márquez: la Honda è il mio piano A, però voglio una moto per vincere. A guardarla adesso è una prima ammissione della possibilità di cambiare moto. Tra giugno e luglio è il periodo in cui si parla di Marc Márquez in Ducati già nel 2023. No, in KTM. E girano anche voci che lui stesso si sia offerto alla casa austriaca, ma lui smentisce, tutto falso, dice. A fine giugno però c'è un altro passaggio chiave, forse il primo passaggio chiave in questa vicenda. Alberto Puig, riferito a Márquez, dice: è vero che ha un contratto fino al 2024, ma Honda non trattiene nessuno contro voglia. Ergo, Márquez può andare via. Da questo momento in poi, Márquez che può lasciare Honda diventa un argomento giornaliero su tutti i media. Tra l'altro KTM in quel momento fa di tutto per avere 6 moto. Prima chiede le 2 moto in più lasciate libere da Suzuki l'anno scorso. Poi si dice provi ad acquisire altri team satellite senza riuscirci, per creare quella che sarebbe stata una super squadra. Marc Márquez e Pedro Acosta, ma tutto sfuma. Siamo a fine luglio e svanita la possibilità di Marc Márquez di passare in KTM già nel 2023. Ad inizio agosto Marc Márquez entra in orbita Ducati. I primi a riportare questa possibilità, che in quel momento lì sembrava clamorosa e quasi impossibile, sono Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso, i 2 giornalisti inviati di Sky nei box della MotoGP. Si parla prima di Pramac e Gresini arriva dopo. Pramac, si è saputo poi dopo, c'è stata una trattativa o ci sarebbe stata una trattativa tra Campinotti e Márquez, ma l'accordo non si è trovato sulla durata del contratto. Márquez voleva un anno solo di contratto, Campinotti ne offriva 2. Il resto è storia abbastanza recente. A Misano Márquez fa la battuta sulla livrea di Gresini: è bella la livrea di Gresini quando nessuno gli aveva chiesto niente, e ai test del lunedì del dopo il Gran Premio non parla più di avere un contratto con Honda, ma dice: ho 3 alternative. Dopo Misano viene però annunciato Franco Morbidelli in Pramac per il 2024 e a quel punto Márquez risponde: ora ho 2 alternative. Negli ultimi 10 giorni parlano 2 vertici Ducati. Il 23 settembre in India Paolo Sciabatti conferma la trattativa tra Gresini e Marc Márquez e il 1 ottobre, intervistato sempre da Antonio Boselli, Gigi Dall'Igna dice: Márquez ha scelto di passare da Honda a una Ducati non ufficiale, però non c'è ancora l'ufficialità perché c'è da rompere un contratto. Oggi, come detto, il contratto si è rotto e adesso si aspetta solo l'annuncio di Marc Márquez in Gresini. Alla fine Márquez ha deciso martedì scorso, il 3 ottobre, cioè un giorno prima dell'addio ad Honda, e oggi, giovedì 12 ottobre, è arrivato il comunicato ufficiale del passaggio di Marc Márquez in Gresini, insieme al fratello Alex. Márquez ha detto di aver firmato per un solo anno e di aver fatto questa scelta per cercare di ripartire da un team familiare, di aver bisogno di un team familiare. Al momento questa è tutta la cronistoria. I 6 mesi che hanno portato questa storia di puro fantamercato ad essere realtà. Márquez saldamente in Honda con un contratto fino al 2024, che prima inizia a parlare dei suoi dissapori, della sua voglia di vincere la moto che mancava, poi Márquez e l'opportunità in KTM che sfuma, poi l'orbita Ducati, Pramac, Gresini e alla fine la rottura con Honda e il passaggio in Gresini. 6 mesi di tempo per questa decisione, che è un incredibile colpo di mercato da parte di Gresini.